Ciao ragazzi, da Daniele e Francesco, ciao. Ci troviamo oggi per parlare ancora di api e per l'esattezza con le prossime immagini vedrete come praticamente è stata recuperata la nostra casetta da uno sciame del nostro amico Daniele, esatto. Ancora fine aprile. Quindi buona visione, ci vediamo dopo per i saluti. Ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao. Non vedi nessuno che va sulla mia mano. Ma là, qui adesso, non c'è, la regina. La regina dove è? In mezzo? Guarda, bisogna trovare, è in mezzo. Non è detto che... Cioè sì. Loro, queste qua hanno sciamato da una delle casette là? Esatto, il loro sistema di riproduzione a volte è simile anche alla regina. Perché fuori... Ma perché sciamano poi del solito? Perché si devono riprodurre. Perché si devono riprodurre. Da uno diventano due. Adesso andiamo, le andiamo a prendere. Prendiamo, facciamo un po' di spazio dentro. Dopo io li mettiamo subito. Ma quando hanno sciamato questa mattina? Questa mattina. Se lo appoggiamo sotto. Aia, cultura? Sì, yes. Va bene. Vieni qua. No, sta tranquillo. Non ti è puntura, va bene, ormai. È puntura. E ti abitui. Guarda. Puntura. Guarda che si vede anche la regina. Sì, sì, no, no. Va bene. Hai tolto il pungiglione. Se loro entrano iniziano ad andare verso i telai. Allora a sto punto adesso se loro accettano la casetta, allora si vede già che la regina è dentro perché alzano il dietro e sbattono le ali indicando che la regina è dentro, quindi si impennano così. Quindi adesso noi andiamo a mettere l'ultimo telaio qua davanti. Se vieni da qua vedi già che alcune come queste, vedete, si orientano tutte verso l'interno, verso la direzione della regina, alzando il dietro dicendo guardate che la regina è qua. Tutte è dentro e con le ali che continuano a sbattere distribuiscono il feromone della regina, che farà in modo che quelle che sono in giro, che non si sono ancora accorte che la regina è dentro, vada dentro. Vieni che la metto meglio. La mettiamo qua. Bellissimo, mi è costata una puntura, ma bellissimo. Questa non è mai la vista, casetta però. Che andrà all'orto. Delibio ortaggi tua. No. Allora adesso loro devono finire di entrare tutte. Ah, quelle là come fai adesso? Entrano da solo, si chiamano, le chiamano loro. Sì? Sì. Fra un po' di minuti scenderanno tutte. Aspetta che le facciamo vedere bene qua. Ah, vedi, queste, cioè non sono scese del tutto. No. Forte. Caspita, erano un bel numero, eh? Sì, una. Beh, diciamo. Queste qua è una famiglia giovane? Mediamente piccolo. Questa . È il primo sciame della stagione e probabilmente mi è scappata una regina che non ho fatto in tempo a togliere le selle. Cioè loro hanno sciamato oggi perché non pioveva? Sennò... Oggi perché non pioveva. Ah, ok. Adesso loro non sono calme come prima. No. Sono agitate perché sentono che non c'è più la regina là. Faccio vedere se vuoi questa, la casetta più forte. Più forte in che senso? Una delle casette migliori
che ho come... Ma non c'è il rischio, adesso che c'è tutto sto via vai di api, non c'è il rischio che un'ape va su un'altra casetta, no? Ognuna sta... Ecco, se si viene qua, viene da sopra. Sì. Le facciamo un po' scendere col fumo. Si vedono, questi sono i favi che stanno ingrossando col miele. E adesso ne tiriamo fuori uno. E qua si vede già. Comincia, e sento l'odore anche, caspitina. Sì, questo è già pieno, stanno sì, già chiudendo, sì, vuol dire che ha raggiunto l'umidità, ma anche qua è completamente pieno. Vedo che bella piena di miele, caspita. Aspettando, senti che profumo. Vedi, qua ha raggiunto già l'umidità, 17-19% loro iniziano a chiudere. Ah, ok, ok. E quindi stanno iniziando. Questa è una delle più forti che hai? Sì. Questa è stata recuperata. Era uno sciame? Sì, uno sciame che ho recuperato l'anno scorso. Ma questa molto probabilmente arrivava da un'altra casetta? Sì, arrivava in zona. E intanto qua un po' alla volta rientreranno tutte sulla casetta nuova. Vedi, guarda come sono in attività qua. Mamma mia, sentite il rumore. Oggi è una giornata in cui oggi si sfogano. Non hanno potuto guarda. E oggi si stanno dando sfogo a... Queste adesso stanno andando in giro dappertutto? Stanno raccogliendo come matte. Come matte. Mamma mia. E di solito le regine fanno veramente pochi metri dalle casette, il primo volo, perché appunto dentro l'arnia sono deboli, non volano abitualmente, quindi escono, fanno un piccolo volo. No, diciamo che non vengono nutrite. Non hanno la forza delle altre praticamente per volare, per fare l'attività giornaliera che fanno le altre. Allora, l'ape regina di solito è sempre dentro l'arnia, quindi non vola mai. È molto grossa come addome perché depone migliaia di uova ogni giorno. Per farla volare, loro semplicemente non la nutrono. Ah, ok. Ok, gli danno meno da mangiare, la fanno dimagrire. Lei prima roba che fa non produce più uova. Quindi non producendo uova dimagrisce, diventa più leggera ed è pronta al volo. Ovvio che... la regina ha fatto solo un volo, il volo nuziale dopo 10 giorni, 15 giorni dopo la sua nascita. Quindi dopo che è dimagrita, esce, fa un volo e si appoggia normalmente su un albero nelle vicinanze. Ecco che le altre si appoggiano attorno e la circondano. Sì. In questo caso probabilmente è caduta un attimo e le altre sono andate subito a protezione. Adesso vedrete che entrano, vedete, questo qua è un maschio, questo qua più grosso, questo qua grosso. Ah, un maschio, ok. Immediatamente quanti maschi ci sono a percentuale? Diciamo che pochi, ma dipende, ci sono famiglie che ne fanno un sacco e i maschi non pungono? No. Allora, vedo anche qui api con le zampe piene di polline, ne ho vista una prima passare. Là. Sono quasi rientrate tutte, adesso la rimettiamo su. Sì. Che è un po' alla volta, un po' alla volta. Vero. Bene, dai, spero che vi sia piaciuto. Come è stata recuperata la casetta, la nostra famigliuola di api. Nel frattempo vedete una casetta bianca, perché prima, cioè verso metà estate è venuto a cambiarcela e ce n'è messa una più grande. Esattamente, perché non ci stavano, siccome appunto lui dice che è una famiglia abbastanza forte che lavora, insomma, quindi gli ha messo una casetta un po' più grande.
E niente, quindi dai, ci vediamo allora tra qualche tempo, insomma, con un video, chissà se con le api o se con il nostro orto, vedremo. Dai, ciao ancora da Daniele e Francesco. Ciao! Ciao, 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 ciao.